Domenica 28 giugno l'AEC, associazione ecoculturale che mira a valorizzare le bellezze naturali, paesaggistiche e culturali del nostro territorio, con l'obiettivo di salvarle dal degrado in cui spesso vengono abbandonate, insieme ad altri volontari, ha pulito l'intera zona della passeggiata Porto Scala, invasa da rifiuti di ogni tipo. L'iniziativa è stata notevolmente apprezzata dai frequentatori della zona. Cosa ne pensate? Siete più tranquille che abbiamo raccolto? Sì, certo, certamente. Sì, si vede sicuramente. La vedete la differenza? Certo, sì. Siamo venute settimane scorse, però la situazione non è sì. Sì. Infatti non l'ho portato, ho visto la situazione e l'ho portato di nuovo a casa. Ok, quindi adesso può portarli sì. A giocare più tranquilla. Sì, noi sì. Abbiamo fatto la nostra parte, speriamo che rimarrà così. Speriamo, purtroppo lo sappiamo com'è la situazione. Già le sto educando in questa maniera qua, di non buttare nulla a terra. Quindi è soddisfatto di quello sì, che abbiamo fatto? Sì, dovremmo farlo, continuarlo a fare o dovrebbero farlo tutti? No, dovrebbero farlo tutti. Non si vedeva più così pulito e splendente da quando è aperto il parco 4-5 anni fa. Noi siamo tutti i giorni, la sera anche noi spaziamo perché poi ci lavoriamo. E non possiamo togliere tutto, quello sopra lo togliamo. Io penso che la gente vedendo pulito... Verrà. La gente che già viene... diventa più civile. Noti la differenza? No, diventano più civili. Io vorrei che la gente hanno suggestione di buttare una sigaretta a terra. Questo. Quello è il nostro obiettivo. Poi la sera festini che fanno e noi togliamo. Abbiamo raccolto birre, le torte, ci fanno i fuochi. E noi andiamo a togliere, io e mia moglie la notte, dopo 2-3 di notte a scavare per tutto qua. Sì, la pulizia si vede. Io ci vengo da anni, da quando è aperta, erano 3-4 anni, qualche cosa in, forse in più. Però secondo me non è stata così pulita. E cosa ne pensi di questo che hai fatto? Penso che sia stata un'azione utile per me e per la comunità e al fine di comunque sensibilizzare i miei coetanei, soprattutto perché siamo la generazione del futuro e bisogna continuare così per migliorare sempre di più la comunità nostra. È stata un'emozione indescrivibile vedere come queste persone hanno partecipato attivamente al nostro progetto e spero che ce ne siano tante altre di queste partecipazioni, anche in virtù del fatto che noi faremo, questo è solo il primo di 6 tappe di ripulita territoriale che svolgeremo a Torre del Greco, per cui ci aspettiamo che dopo questo grande entusiasmo ci sarà un boom anche nelle altre sessioni e durante gli altri eventi. Sicuramente è un'attività lodevole quella che è stata fatta perché è stata ripulita una zona un po' dimenticata, diciamo, anche se negli anni scorsi, come ogni anno, la mia attività si propone sempre per la riqualificazione del posto, la pulizia più che altro, quindi è una cosa che fondamentalmente e mi è molto sensibile fondamentalmente perché è un posto dove vivo 6 mesi l'anno e ci tengo che sia pulito sicuramente. Sono pienamente soddisfatto perché ho visto tanti ragazzi con grande volontà che sono pronti a venire qui a perdere una giornata di domenica sotto il sole per migliorare la propria città, quindi assolutamente contento. D'altro lato però voglio e spero che qualcosa cambi, che le persone adesso vedendo questo nostro gesto almeno ci pensano 2 volte prima di buttare una bottiglia o una lattina a terra. Sarà importante aver ispirato qualcuno a comportarsi meglio, ad adottare degli atteggiamenti più ecologici verso comunque la natura.